Ciao Ibiofili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Anche oggi sono qui per prima cosa per dirvi che dovrete perdonare i vari rumori di sottofondo, ma la finestra è aperta, se no mi squaglio come la malvagia strega dell'Ovest, come ormai vi dico da 3 video a questa parte. E scusatemi sempre per la mia faccia quasi totalmente struccata, ma altrimenti si scioglie anche questa. Oggi siamo qui per parlare di un argomento di cui vi ho parlato ultimamente anche su Instagram, ma volevo parlarvene anche qui su YouTube, un argomento di cui mi avete spesso chiesto di parlare in questi tanti anni su questo canale, ma che non ho mai affrontato. Perché? Perché in realtà in questi 6 anni questa cosa non mi era ancora capitata così fortemente come in questo mese quasi terminato. Io da inizio giugno sto soffrendo del blocco del lettore. Voi mi conoscete, soprattutto se mi seguite dall'inizio, sapete che leggo tantissimo, leggo in fretta, c'è anche un video in cui rispondo alla famosa domanda come fai a leggere così tanto? Stringo dicendo, leggo sempre, da sempre, velocemente, in qualsiasi momento libero leggo, mentre cucino, mentre sono in bagno, prima di dormire, non accendo praticamente quasi mai la TV, quindi tempo passato magari davanti alla TV in realtà è tempo passato davanti a un libro, a meno che io non stia guardando un qualcosa che mi interessa, che ormai sono solo le serie TV o i film nuovi, e ora finalmente si può tornare al cinema, quindi tutto il tempo libero che ho davvero io lo passo al 90% delle volte a leggere, quindi è per quello che da sempre, ho sempre letto tantissimo e da sempre su questo canale avete visto dei wrap up lunghissimi con tantissimi libri e fumetti letti. Sì, a volte sembrano davvero troppi, però è la verità e non ci posso fare nulla. Nel mese di giugno invece, dopo veramente tantissimi anni, sicuramente 6, forse anche addirittura di più, questo è uno stormo di uccelli che ha deciso di passare adesso, il blocco del lettore mi ha colpito duramente. Cos'è il blocco del lettore? Il blocco del lettore è la mancanza di voglia di leggere, anche se propriamente la voglia di leggere la si potrebbe anche avere, però nel momento in cui magari ci si mette davanti a un libro non si riesce a leggere, ecco perché il lettore si blocca, non legge più. E questo a me non capitava da tantissimo tempo, però per farvi capire, io da inizio giugno, oggi per me è il 23 giugno, sto registrando un po' prima perché nel weekend non ci sarò e quindi per farvi avere il video di martedì devo registrare solo in questo momento. Comunque, io da inizio giugno ho letto un libro, La Chimera di Praga, che in realtà era anche una rilettura, 2 manga, Fullmetal Alchemist e Mao, ed è al momento in lettura L'Apprendista Assassino di Robin Hobb. Un libro che tra l'altro mi sta piacendo immensamente, però il blocco del lettore mi sta facendo leggere veramente, veramente poco. Ora sarà che a giugno è successa una cosa molto particolare e quindi mi ha tolto molto tempo anche a livello mentale. Sarà il caldo, saranno tantissime altre cose. Io in questo mese ho avuto veramente pochissima voglia di leggere. Prima mi rendevo conto che quando mi accadeva questo, quindi quando il blocco del lettore mi colpiva, prendevo la cosa troppo seriamente. Mi facevo a volte prendere anche dall'ansia, oppure quando magari, soprattutto in questi ultimi anni, io sentivo che il blocco del lettore stava arrivando, io cercavo in tutti i modi di evitarlo e infatti non mi ha mai colpito così duramente. Cosa è accaduto? È accaduto che ho deciso di viverla diversamente. Come vi dico sempre, la lettura deve rimanere un piacere, quindi se non si ha piacere di leggere, perché farlo diventa un obbligo che non deve essere tale. Quindi sono qui per parlarvi della mia esperienza e dei miei metodi, che sono in realtà veramente molto molto semplici, ma per quel che mi riguarda funzionali, contro il blocco del lettore. Per prima cosa, il blocco del lettore può durare 10 giorni come può durare mesi, non ve ne dovete stare a preoccupare, i libri non scappano, al massimo se avete timore che un'edizione ecco, possa terminare in libreria, compratela. In libreria i libri, nella vostra libreria i libri non scappano, abbiamo una vita per leggere tutti quei libri e sì, a volte le TBR, le liste di libri che non abbiamo letto ci possono spaventare. Me ne rendo conto, io stessa ultimamente ho fatto una lista dei libri che ho fisicamente e che non ho ancora letto ed è spaventosamente lunga.
Però perché mi deve spaventare? Cioè, non sono debiti da pagare, nel senso, sono delle cose belle che mi daranno, spero, quasi tutti delle emozioni positive che posso vivere adesso come posso vivere fra un mese, fra 6 mesi, fra un anno, addirittura fra 5-10 anni. I libri non scadono, i libri non scappano. Ripeto, al massimo se si vuole un'edizione si pensa che possa terminare, le ristampe magari non ci saranno, cose simili, la si prende, la si mette in libreria e si attende, poi se non piace si vende. Quindi non bisogna viverla davvero negativamente, ci sono così tante cose che portano negatività nella vita, la lettura deve rimanere positiva, non è una gara, non è mai stata una gara, i libri non scappano. Quindi abbiamo tutto il tempo di leggere quelle meraviglie che ci attendono, ci attenderanno sempre. Quindi senza ansia, la sto vivendo davvero senza ansia alcuna ed è una cosa che mi porta tanta gioia, perché l'ansia è la mia migliore amica, mi viene l'ansia per qualsiasi cosa. Il fatto che io adesso non abbia l'ansia del fatto di aver letto così poco nel mese di giugno, anche rispetto, perché diciamo che per noi che parliamo di libri sui social non c'è solo l'aspetto dell'ansia del fatto di avere tanti libri non letti, ma c'è anche l'aspetto del oh mio Dio, devo parlare di libri, se non li leggo di cosa parlo? C'è anche quell'ansia lì, però non la sto vivendo male, posso parlarvi di talmente tante altre letture che potrei non leggere più niente per i prossimi anni. Vi parlerò di questi due libri, di questi due manga, di tanto altro, quindi non devo prendere con ansia anche questo, assolutamente no. E questo mi rende molto felice, significa che in parte sto crescendo, sto imparando a convivere sempre di più con la mia cara ansia che è sempre qui, insieme alla sfiga, sfiga e ansia, BFF da sempre, dal 1992. Anyway, i rimedi sono non sforzarsi di leggere. Cioè io ad esempio, ripeto, sto leggendo L'apprendista assassino, ve ne voglio assolutamente parlare presto, appena lo finisco, sono arrivata circa a metà e lo sto amando. Però non ho, proprio per il blocco di lettura che mi sta tartassando da giugno, quella smania che ho di solito di leggere sempre, cioè appunto mentre cucino, mentre sono in bagno, mentre faccio qualsiasi cosa, prima di dormire, eccetera. Non ho quella smania di dire, oddio fammi continuare, no, non ancora. Sicuramente arriverà a breve, tornerà a breve la mia voglia di leggere, però se mi sforzo è peggio, perché potrei non amare un libro che in realtà mi sta piacendo un sacco, quindi lo sto leggendo nel momento in cui appunto torna quella voglia di leggere uno o due capitoli, anche uno solo, quella volta al giorno. Quindi mai sforzarsi di leggere soprattutto il libro in lettura, perché un altro rimedio può essere che magari appunto è il libro in lettura che vi sta facendo andare nel blocco del lettore, quindi i rimedi in quel caso possono essere cambiare completamente la lettura. E quindi la cosa che più funziona spesso è rileggere un libro che si è amato, quindi nel mio caso sarebbe Harry Potter. Proprio il mio salvavita è sempre stato Harry Potter in tante situazioni, anche in questa. Quindi rileggere un libro che si è amato, anche per me Alice nel Paese delle Meraviglie, per dirne un altro. Leggere un altro libro, quel libro che vi sta chiamando, cioè magari voi state leggendo un libro, però nel frattempo pensate a quell'altro libro, allora siete lì che in realtà volete leggere quell'altro, però avete quel sentimento del vabbè, ma almeno finisco quello che sto leggendo. No, lasciatelo lì, vi aspetterà, leggete quello che volete, quello che vi sta chiamando, quello che aspettavate da tempo, quell'uscita che finalmente in libreria e volete leggerle. Oppure cambiare completamente genere, quindi state leggendo un fantasy, vi sta mandando in blocco, siete in blocco, passate a un altro genere, romance, giallo, thriller, horror, quello che vi piace leggere, e viceversa. Quindi cambiare genere può davvero aiutare un sacco. Last but not least, mi rendo conto che può essere davvero banale, non concentratevi sulla lettura. Mi rendo conto che, così come per me, per tanti di voi, la lettura è l'hobby principale, la passione principale, quindi è quello che di solito ci occupa la maggior parte del tempo libero. Però non è l'unica cosa che sicuramente vi piace, potete fare altro. Io ad esempio in questo momento mi sto concentrando su tantissime altre cose, quindi per dirne uno, la serie TV Loki, che sto amando immensamente, mi sta togliendo tanto tempo, anche il fare teorie, vedere teorie in giro e cose varie, bambini che piangono, ma comunque
La serie TV di Loki. Estate, io personalmente sto passando tanto tempo con la mia famiglia, in particolar modo nel weekend. Passandolo con la mia famiglia, leggo poco. Stiamo andando in piscina, stiamo andando al mare. Sto passando tanto tempo con il mio ragazzo, con i miei amici che soprattutto in estate, soprattutto quelli che vivono al nord, scendono e quindi si passa più tempo insieme. Con la famiglia, appunto, tanto tempo e quindi questo mi toglie tempo alla lettura. Così come sapete, mi sono trasferita, mi sto concentrando sulla casa, ci sono ancora tanti piccoli grandi lavori da fare, li stiamo facendo proprio in questi giorni. Mi sto concentrando su questo, sto scrivendo un post, organizzando i contenuti futuri, presto finalmente arriveranno i video su Disney nei libri, Fangirl Storyteller, quindi bisogna davvero concentrarsi su altro, che sia una serie TV. Guardate quella serie TV che avete sempre rimandato, riguardate una delle serie TV preferite, vedete dei film, andate al cinema, visto che è estate, finalmente siamo un po' più liberi, cercate di uscire un po' di più, di riacquistare quella libertà che per tanto tempo abbiamo dovuto mettere da parte. Mi rendo conto che il caldo non aiuti, però anche solo una passeggiata sul mare può fare davvero tanto tanto bene. E provare magari proprio sul mare a riprendere il libro in mano e leggere con un'atmosfera diversa. Fate qualsiasi cosa facciate al di là della lettura, può aiutare un sacco, perché poi vi mancherà la lettura e quindi può essere un altro rimedio. Questi sono i miei rimedi semplici ma per me funzionali che riguardano il blocco del lettore, che mi colpisce raramente, ma quando colpisce, come potete vedere, mi colpisce proprio bene. Spero che il tutto cambierà nel prossimo mese, anche perché io voglio finire L'apprendista assassino e devo leggere Bloodwitch per il gruppo di lettura e voglio andare avanti con Robin Hobb e Giulia Mariglie in questi mesi estivi, quindi non vedo l'ora da una parte, però dall'altra, appunto, nonostante io non veda l'ora di amare ancora di più queste autrici, il blocco del lettore mi dice sì, ok, con calma. Però è normale e la sto prendendo con filosofia, ecco, mettiamola così. Spero che questo video su questo argomento vi sia stato utile in qualche modo. Fatemi sapere voi come reagite al blocco del lettore, se vi ha mai colpito. E cosa state leggendo, cosa leggete, se questo vi colpisce. Cosa vi ha portato ad avere il blocco del lettore, se si tratta di un libro, eccetera, eccetera. Io nell'info box, come sempre, vi lascio tutti i link dei miei social, i link di affiliazione. Grazie mille se mi seguite anche lì, se utilizzate anche i link. Per ogni commento, like, condivisione, iscrizione. Speriamo che il blocco del lettore mi abbandoni. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!